frase tot capita, tot sentenzie. Io la tradussi, tutto capita nelle sentenze. Avevo ragione. Secondo, Ruby è un procedimento scandaloso che si basa su delle stupidaggini. Si propugna una concussione per una sola telefonata di richiesta di informazioni a un funzionario non conosciuto della Questura di Milano, che ha, insieme a tutti gli altri appartenenti alla Questura di Milano, confermato in maniera assoluta di non aver subito nessuna pressione e di non avere assolutamente cambiato le procedure solite della Questura di Milano. Altra accusa, induzione alla prostituzione di una minorenne che si diceva maggiorenne e che tutti ritenevano maggiorenne, la quale minorenne ha affermato sempre e in tutte le circostanze di non essere stata toccata da me nemmeno con un dito, e invece di aver avuto da me dei soldi importanti, lei ricorda 40.000 euro, noi ricordiamo 57.000 euro, per acquistare una serie di strumenti che le avrebbero reso possibile di entrare in società al 50% in un centro estetico posseduto da una sua amica a Milano in Via della Spiga. Cioè, io con lei ho avuto un comportamento esattamente il contrario dell'induzione alla prostituzione, un comportamento per cui le avrei consentito di non doversi prostituire. Brand Trust, non è colpa mia se non è stata fatta questa legge, la sinistra è stata al governo parecchi anni, da quando sono sceso in campo ci siamo divisi gli anni di presenza. Io l'ho sempre ritenuto una stupidaggine, continuo a ritenere una stupidaggine, perché non mi sono mai esposto alla possibilità che qualcuno mi parlasse di conflitto di interessi. Io non ho mai neppure telefonato al gruppo televisivo mio, perché ho sempre anche temuto che una qualsiasi telefonista potesse, se domandata, dire di aver ricevuto delle mie telefonate nei confronti di qualcuno degli addetti alla televisione. Quindi, se c'è qualcuno che non si è mai occupato della televisione, questo sono io. Presidente. Presidente, sono Cecilia Primerano del TG1. Due domande brevi. Lei ha detto comunque che resterà, continuerà a fare politica, resterà in campo pur non candidandosi per la corsa a Palazzo Chigi. Quindi questo vorrà dire che farà anche campagna elettorale in prima persona alle prossime elezioni. E poi riguardo alla riunificazione dei moderati, sembra esserci un avvicinamento tra Casini e Montezemolo, la lista di Montezemolo. Lei pensa che di questa partita possa ancora far parte il PDL, visto il suo annunciato, diciamo, passo indietro che avrebbe dovuto agevolare questa casa dei moderati? Il passo indietro, come ho ricordato prima, è assolutamente rimasto. Credo che Casini e Montezemolo siano da considerarsi parte del centrodestra e sarebbe una cosa impossibile, direi, per delle persone di buon senso di non capire che soltanto entrando in un rassemblement che comprendesse tutti gli elettori moderati si può avere la possibilità di vincere, di battere la sinistra. Per quanto riguarda la campagna elettorale, a questo punto sì, io riprenderò le mie dichiarazioni ed eventualmente le visite in televisione. La prego di comunicare al dottor Vespa che sono disponibile a un invito.